Due trentenni appassionati di enogastronomia, amici da sempre ormai disamorati dei loro lavori precedenti, un'idea imprenditoriale nuova legata al vino, spazi aperti sul mercato per metterla in pratica e il sostegno della provincia per formarsi, elaborare e validare il piano industriale e ricevere anche un contributo finanziario per lo start-up nei servizi del circuito Crea Impresa, gestiti dalle politiche del lavoro dell'ente, sono la ricetta da cui è nato Mescite. Il nome è già molto eloquente per questo nuovo e accogliente locale tra il Carmine e l'Annunziata, dove Marco Benvenuto e Mattia Manitto spillano da 6 grandi botti d'acciaio da 1000 litri, più una da 500, rossi e bianchi di buon livello, Dolcetto di Dogliani, Barbera di Vinchio e Vaglio, Rosso Toscano di Vinci, Bianco dei Colli di Luni, Cortese di Gavi, ma anche Nebbiolo e Merlot, da vendere sfusi in bottiglie, fiaschi o damigiane dei clienti, e offrono anche a bicchiere, nell'ora dell'aperitivo, con gustosi stuzzichini. Una formula che a Genova mancava da tanti anni e che rinasce nel centro storico con questa piccola azienda nata dalla passione. Abbiamo provato, iniziato ad assaggiare i vini in Piemonte, in Liguria, in Toscana e siamo partiti anche perché volevamo unire l'aspetto della vendita del vino sfuso con un altro aspetto che il mercato secondo noi non seguiva le esigenze della clientela soprattutto giovanile, dell'aspetto dell'aperitivo a un prezzo vantaggioso, però nello stesso tempo un aperitivo di qualità. Un litro di Dolcetto costa al cliente 2,55 euro, 4 un litro di intenso rosso ripasso, prodotto aggiungendo nel tino alle uve Valpolicella le vinacee dell'Amarone per farle rifermentare una decina di giorni. Costi contenuti, ma dice Mattia Manitto, garantendo sempre la qualità dei vini. Il discorso dei costi riusciamo a batterli dal punto di vista del vino, perché acquistandone grosse quantità riusciamo quindi a contrattare dei prezzi molto vantaggiosi. Nel nostro tempo noi comunque cerchiamo di dare qualità e non la nostra fascia di prezzo è leggermente superiore, ma perché non vogliamo comunque sia continuare a dare qualità a costo magari cliente dover farli pagare quei 10 centesimi in più, ma parliamo comunque di 10-20 centesimi. Durante il giorno c'è chi arriva da casa o dal lavoro per farsi riempire le proprie bottiglie, oppure Mescite può fornire a 40 centesimi l'una bottiglie da riportare vuote. Poi, dal tardo pomeriggio e a sera, per il gotto o il calice con gli stuzzichini, il locale si popola di ragazzi e ragazze. Tantissimi giovani alla sera, dalle 6 in poi, universitari e non, Erasmus. Ci sono certe sere che, per dire, sono solo ragazzi Erasmus, quindi senti parlare spagnolo, francese, gente da tutta Europa, è molto bello quello. Tutto questo racconta un sogno realizzato con il sostegno del circuito Crea Impresa della provincia, che mette a disposizione servizi personalizzati e dedicati con tutor prima e dopo l'avvio per promuovere l'apertura di nuove attività autonome. Dal 2008 a oggi ne sono nate così 1340. Ci è servito molto, abbiamo seguito dei corsi di marketing, corsi che ci hanno aiutato a redigere il business plan e altre tipologie di corsi, è stato fondamentale per cominciare, ecco.